Ragazzi, bentornati sul canale, sempre qua ad EICMA, stand Suzuki. Perché stand Suzuki? Perché andiamo a vedere due ritorni importantissimi della casa Suzuki, il DRZ4S e il DRZ4SM, che furono introdotti rispettivamente nel 2000 e nel 2004 e che hanno segnato un po' la storia della casa giapponese. E perché hanno fatto la storia? Beh, perché si sono guadagnati una fama per la loro maneggevolezza, affidabilità e versatilità, quindi delle doti fondamentali nel caso di viaggi. Quello che si avvicina un po' al concetto di moto totale, quindi una moto con cui puoi fare un po' di tutto, puoi andare in città, puoi muoverti nel traffico, però puoi fare anche viaggi impegnativi e non ti mettono appunto in difficoltà perché sono molto leggere. Adesso andiamo a vedere da vicino le due versioni, vediamo che differenze ci sono e in cosa è stato fatto l'upgrade di questi due leggendari modelli. Allora, prima cosa importante, il monocilindrico raffreddato a liquido adesso rispetta la normativa Euro 5 Plus, che è quella più recente appena introdotta nel 2025, che dovranno rispettare tutti i motocicli. Il monocilindrico, ricordiamo, è da 398 centimetri cubi, una distribuzione biarbore con nuove camme, testata e pistone completamente ridisegnati. Un bel upgrade perché anche le valvole di aspirazione sono in titanio e la frizione, per esempio, è antisaltellamento. Come potenza del motore, la Suzuki dichiara 38 cavalli e 28 km per litro, 28,4 in realtà, quindi veramente puoi fare tanta strada perché è super efficiente, consuma davvero poco. I consumi bassi sono fondamentali appunto per quando si affrontano grossi viaggi, appunto che i distributori sono sparsi e radi nel territorio, non come qua in Europa, e naturalmente fa anche bene alle tasche. Poi sono moto moderne, ad esempio sono equipaggiate di quello che Suzuki chiama l'Intelligent Ride System, cioè un insieme di sistemi di aiuto alla guida. Quindi naturalmente, ragazzi, e ovviamente ha l'ABS disinseribile, ha il traction control e ha quello che Suzuki chiama il Drive Selector Mode, cioè tre vari sistemi di controllo, di erogazione della potenza della moto. Il telaio è a doppia trave in acciaio, che è la nervatura storica del DRZ, ovviamente riprogettato per garantire maggiore stabilità e sicurezza. Qual è la differenza tra le due moto? Naturalmente una ha il 21 davanti e l'altra ha il 19 davanti, quindi questa è una bella differenza. Poi c'è anche una differenza a livello di altezza delle selle e luce da terra. La differenza c'è poi anche nell'escursione della forcella e nel mono posteriore, perché chiaramente una è più pensata per la strada e l'altra per l'off-road puro. Cosa curiosa, le tre mappe motore Suzuki le chiama sistema scegli tiro. Altra cosa interessante è che il sistema ABS ha tre modalità: on, off, quindi completamente disinserito, oppure disinserito soltanto sulla ruota posteriore. Anche il sistema di traction control è divertente perché si chiama apri sereno, quindi ha due modalità. Purtroppo non si sa ancora il prezzo, quindi dovremo aspettare per quando verrà commercializzato, però secondo me è una moto molto molto interessante, sia per fare fuori strada normalmente, quindi giri in giornata. Se vuoi fare un viaggio lungo è fondamentale la leggerezza. I cavalli ci sono, vanno bene, è ovvio che non è che è una moto che carichi come una bestia, però se devi fare un viaggio lungo e vuoi caricare la moto come una bestia, forse hai sbagliato il tuo approccio. Per quanto riguarda tutte le altre novità, ragazzi, ci vediamo sempre qua sul canale, iscrivetevi se volete rimanere sempre aggiornati su recensioni di moto, viaggi e avventura, e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!